Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Kingslave Corporation. Oggi signori voglio parlarvi di un argomento abbastanza speciale riguardante God of War Ragnarok. Eh sì, perché visto che è da tanto che non annunciano qualcosa, in pochi giorni, in questi ultimi giorni, hanno annunciato veramente tante di quelle cose che adesso vi darò delle informazioni. Ma prima vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation, nuova pagina Instagram Kingslave, la mia pagina ufficiale. E signori, direi di iniziare questo video. Allora ragazzi, iniziamo brevemente questo video dicendo alcune novità. Sì, mi sono preparato anche un foglio così almeno voi tanto non riuscite a vederlo, il foglio ma io sì, spostiamo un po' la cam. Ok, intanto vi ricordo che martedì 28 di giugno ci sarà una sottospecie di conferenza Sony Showcase, di cui viene fissato per le ore 11 di sera alle ore italiane. Non faranno vedere i giochi, anche se dovrebbero farlo vedere, ma faranno vedere sicuramente dei monitor e delle cuffie da gaming, diciamo così, il brand, il loro brand di PlayStation sostanzialmente. E non solo, il 28 uscirà anche Mighty Thor per Marvel's Avengers, quindi noi saremo in live alle 10:30 su per giù, dopodiché giochiamo per mezz'ora a Marvel's Avengers, proviamo anche Mighty Thor, dopodiché alle 11 ci spostiamo e vediamo lo Sony Showcase, che vediamo i monitor e le cuffie da gaming. Durerà su per giù, vediamo quanto dura, sempre se riesco ad aprire il foglio. Dovrebbe durare più o meno 15 minuti, 16 minuti non di più. E niente, ce lo vediamo insieme in live su Twitch. E niente, adesso però passiamo a God of War Ragnarok. Perché questo? Perché adesso vi andrò a leggere la data da segnare sul calendario. Perché è successa una cosa abbastanza figa. Sentite qua. Ebbene, secondo quanto riportato da un noto leaker, Tom Henderson, c'è una data da segnare sul calendario. Purtroppo non parliamo della data d'uscita, che continua a non essere stata annunciata, ovviamente di God of War Ragnarok, ma probabilmente una data in cui verrà annunciato il giorno in cui arriverà sul mercato il titolo. Secondo la fonte di Tom Henderson, che assicura «Non ho mai sbagliato un annuncio fin qui», PlayStation dovrebbe annunciare la data d'uscita di God of War Ragnarok il prossimo 30 giugno 2022. Ora, perché proprio questa precisa data in cui ci dovrebbe essere lo State of Play di God of War? Ve lo spiega Tom Henderson. Tom Henderson l'ha svelato per primo, ma The Snitch potrebbe averlo confermato. Uno degli spioni più seguiti delle ultime settimane sembra aver rivelato la data di presentazione dello State of Play dedicato a God of War Ragnarok. The Snitch, che diciamo è un leaker molto famoso, ha pubblicato una GIF di Kratos con una serie di numeri alternati sullo schermo, ovvero 11110. Una sequenza che apparentemente non vuol dire nulla, ma che tradotta dal codice binario restituisce il numero 30, 30 come 30 giugno. Questo è l'indizio lanciato dal leaker e insider, convinto dunque che tra pochi giorni assisteremo a una presentazione completa del nuovo gioco di Santa Monica. Altra ipotesi potrebbe essere quella legata alla data di uscita, con la sequenza di 11110, traducibile come 11 novembre, no, 10 novembre, scusate, ovvero la data del 10 novembre, giustamente. Quindi, fatto sta che questo 11110 o può essere tradotto come 30 giugno lo State of Play, oppure il 10 novembre come data di uscita del gioco. Al momento non ci sono conferme, ma come detto in apertura, anche Tom Henderson e Jeff Grubb ha parlato di uno speciale evento di Sony dedicato a God of War Ragnarok per la fine di giugno, a più tardi entro la prima metà di luglio. Per il momento Sony ha confermato solamente l'evento hardware del 28 giugno, in cui si terrà i monitor e le cuffie da gaming. Non si tratta però di uno showcase a tema PlayStation, anche se potrebbero esserci novità interessate come i monitor da me gaming o le nuove cuffie InZone serie H per PlayStation 5, quindi questo le 3D Pulse secondo me vanno via,
Vedremo davvero God of Ragnarok la prossima settimana? Lo scopriremo entro breve e restiamo in attesa di eventuali annunci. Ora, queste sono ovviamente delle ipotesi riguardanti questo famoso State of Play. Però io vorrei andarvi a leggere in questo momento, che metterò anche sul video, due commenti su Twitter degli utenti. Allora, il primo è Captain Cuba, ok? Che l'ha scritto 3 minuti fa, questo annuncio. Non l'ho tradotto purtroppo, però all'incirca, in breve, se entro il 27 giugno non verremo aggiornati di uno state of play, probabilmente il 30 giugno non si terrà niente. Diciamo che qualsiasi state of play vengono annunciati 3 giorni prima su YouTube, no? Quindi, per esempio, lo State of Play di The Last of Us Part 2 venne annunciato 3 giorni prima dall'uscita dello State of Play. Quindi, se domani, lunedì, vedremo su YouTube lo State of Play di God of War Ragnarok, probabilmente il 30 giugno vedremo questa fantomatica State of Play di God of War Ragnarok. E qua c'è un altro utente che si chiama Venom, molto comune, in cui ha scritto 06 30 2022. Ok, è il tempo. God of War Ragnarok ha annunciato State of Play è la data per il 30 giugno. Alcuni sono dubitanti della data d'uscita di God of War, mentre altri invece sono abbastanza sicuri che lo State of Play riveli la data di God of War Ragnarok. Ora, voi mi conoscete bene, lo sapete che io aspetto da tanto tempo questo gioco e che voglio almeno una data, cioè anche se lo rimandano nel 2023, ok. Va bene, ci sta, però fateci sapere qualcosa, ragazzi. Di solito, Forspoken, no? Che l'hanno rimandato l'uscita. Per farvi capire, c'è stato degli state of play riguardati il Forspoken con la data di uscita lontanissimo, a novembre. Scusa, è God of War Ragnarok? E quando ce lo fate vedere? Vai! Cioè, fanno come Spider-Man No Way Home, no? Vi ricordate ai tempi di Spider-Man No Way Home che non fanno vedere i trailer, è stato così? E ha detto, allora facciamo così, per battuta, per meme, ha detto, uscirà il trailer quando uscirà il film, per farvi capire, no? E secondo me qua, stessa cosa, fanno uscire il gioco mentre nel gioco farà uscire anche il trailer di God of War Ragnarok come la data. Cioè, che cazzo stiamo aspettando? Poi ieri su vari post di Twitter che non reposto qui su YouTube, i produttori della Santa Monica Studios si sono lamentati specificamente perché loro non sono oggetti ma sono persone che hanno dei sentimenti, eccetera, perché noi li stiamo trattando come oh, fate uscire sto cazzo di gioco, voi non contate un cazzo, a noi ci importa soltanto di God of War Ragnarok. No. È sbagliato, perché loro sono esseri umani, loro hanno un lavoro, devono mantenere una famiglia e per mantenere una famiglia ci vuole tempo. È il tempo per lavorare e noi dobbiamo aspettare quel tempo che loro perfezionano questo gioco. Se no, va a finire come Cyberpunk 2077 che per la pressione l'hanno fatto uscire ed è uscita una cagata. E poi l'hanno corretto di patch, eccetera, boom, 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 boom. E io non voglio questo, voglio un gioco perfetto con calma. Fatelo uscire con calma. Quest'anno, però con calma. Cioè, non fatete fretta. Aspettate pure, però fateci sapere qualcosa. Cioè, qualche. E niente, questo è quanto. Allora, ricapitolando, domani, lunedì, saremo in live su Twitch di pomeriggio. Se ci faranno sapere qualcosa, vediamo su YouTube, cioè, o mentre giochiamo con Alfredo, magari. Vediamo un po' se su YouTube ci faranno vedere qualcosa dello State of Play, qualche premiere, per farvi capire. E poi dopodiché martedì 28 saremo di nuovo in live, verso le 10:30 di sera, in cui proviamo Mighty Thor in Marvel's Avengers, e alle 11 vedremo questo Sony Showcase, che fanno vedere i monitor e le cuffie gaming. Speriamo anche qualche gioco, per carità, però è impossibile, molto meno probabile, però chissà, chi lo sa. E poi, se annunciano il 27 questo State of Play, il 30 ovviamente ce lo vedremo, è ovvio. Mercoledì non farò live, lo sapete, eccetera. Va bene ragazzi, grazie mille per aver visto questo video, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube, su Twitch, come Kingslave Corporation, nuova pagina Instagram, Kingslave Giotto, la mia pagina ufficiale. Signori, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!